Sono molto contento che il mister mi abbia dato questa opportunità, soprattutto a me che è da quando sono piccolo che sono nelle giovanili e esordire con la maglia in cui sono cresciuto è un motivo di orgoglio per me anche perché sono friulano. Ecco che emozione è stata perché raccontaci un po' le tue sensazioni, non era una gara facile entrare in una gara comunque in trasferta qui a Cagliari con l'ultima giornata per, per l'Udinese che voleva essere un po' migliore di questa. No, è stata una gara complicata anche perché dopo pochissimi secondi si è fatto male Widmer. E... Siamo andati subito sotto di due gol, però sono entrato con la voglia di far bene. E, diciamo Non è andato proprio benissimo, però sono molto contento. Mi ricordo nell'amichevole di Lipsia che eri un po' arrabbiato per quella traversa. Oggi c'è un po' di rammarico magari per la sconfitta, però comunque sia per te è un bel momento personale, un sintomo anche della tua crescita. Ti senti cresciuto tanto in questa stagione? Sì, mi sento cresciuto. Se no il mister non mi faceva esordire. E... Sicuramente c'era rammarico perché volevamo chiudere la stagione nel modo migliore, però non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un po' di calcoli, se non abbiamo sbagliato, forse dal 96 che non c'erano due friulani in prima squadra, due scuffetti insieme. È un bel orgoglio portare la bandiera del Friuli così in alto, soprattutto per, per voi così giovani. Sì, sicuramente è un fatto positivo. Comunque, era da tanti anni, come hai detto tu, che non si vedevano friulani in campo. Sono molto contento per il Friuli e per me e Simone che abbiamo giocato insieme. Obiettivo per la prossima stagione è trovare magari ancora un po' più di spazio in prima squadra? Sì, magari trovare un po' di, più di continuità e speriamo.